Io sono qui in posizione, diciamo, ecumenica. Penso che vada superata la frammentazione del già ristretto fronte pacifista. Cerco quindi di partecipare a livello personale, anche come esponente del Centro Studi per la Riforma dello Stato, a tutte le occasioni di dibattito in modo il più possibile unitario. Dunque, io vorrei in questo intervento mettere a fuoco più di quanto sia stato fatto finora le responsabilità. Però se Raniero parla al telefono, non... devi spegnere l'audio, Raniero. Dunque, vorrei spostare l'asse del discorso più sull'Unione Europea di quanto non sia stato fatto finora, perché penso che le responsabilità degli Stati Uniti in questa situazione siano evidenti, ma non siano assolutamente le uniche in Occidente. Però parto da un altro punto e parto dal fatto che a me questa sembra una guerra senza sinistra. Non c'è sinistra europea. Ce n'è ancora meno in Russia e in Ucraina, e quella che c'è in Russia e in Ucraina ci raccomanda di non vedere le cose solo da un punto di vista occidentale. Lo chiamano westplaining, si ribellano a questo westplaining, quindi anche a un'interpretazione tutta ed esclusivamente in chiave NATO, nella chiave appunto delle responsabilità americane, perché invece in quel pezzo di mondo l'incubo, diciamo, regime autoritario e neo-imperiale russo è molto forte. E questo penso che ci debba fare riflettere. Aggiungo che qui da noi in Italia, ma anche in Europa, la sinistra in tutte le sue versioni, da quella moderata a quella radicale, si è occupata pochissimo del corpo sovietico, dell'intreccio di capitalismo neoliberale e sovranismo tradizionalista che si è sviluppato in Russia e anche dell'intreccio tra desiderio di Europa e risentimento nazionalista che si è sviluppato in alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica. Questo fa sì che che non ci ha una posizione forte, diciamo, di una sinistra pacifista in questo momento in Europa. Ora, io temo anch'io, come è stato già detto, che non sia del tutto chiara la posta in gioco e il carattere costituente di questa guerra, che non è soltanto una guerra tra Russia e Ucraina, con tutti i precedenti storici già ricordati da Piero. E secondo me la posta in gioco è la fine dell'ordine internazionale costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale sulla base del diritto internazionale, peraltro già messo a dura prova dalle guerre americane di inizio millennio, del post 11 settembre, ed è una sfida all'ordine mondiale successivo all'89 a guida occidentale. Sfida però lanciata da Putin, guardate. Cioè non è che Putin sta facendo, lo dico a Paolo che mi ha preceduto, io sono d'accordo che ci sono due guerre, ma non è che Putin fa la guerra regionale e l'Occidente fa la guerra mondiale, non è così. Perché la sfida all'ordine mondiale successivo all'89 l'ha lanciata Putin e basta leggere i suoi discorsi di inizio della guerra o quello che ha fatto il 9 di maggio, l'ha lanciata, purtroppo l'ha lanciata facendo a sua volta una guerra e quindi trasformando in torti anche le ragioni che pure aveva nello sfidare quell'ordine. Ora, quindi che cosa si confronta in questo momento? Io non credo che si confrontino diciamo due imperialismi, si confrontano invece, secondo me, ma posso sbagliare, che non ho nessuna certezza, mi pare che si confrontino da un lato la governance neoliberale della globalizzazione,
assunta dai paesi occidentali e democratici da una parte, e il sovranismo spettrale dei perdenti della guerra fredda e della globalizzazione stessa. Io dico che è un sovranismo spettrale perché è relativamente impotente. Io non penso che la Russia di Putin sia così potente come viene dipinta dalla che è una società che esce perdente da quello che è successo dopo l'89 e anche dal modo assolutamente incauto in cui ha abbracciato l'ordine del mercato. Quindi la tradizione non è fra due imperi, è fra globalizzazione da una parte e crampo sovranista. Per favore chiudete l'audio. Chiudete i microfoni. È qualcosa che si può combattere solo con pratiche e alleanze transnazionali fra tutte le vittime di questa guerra, che sono tantissime. Le vittime di questa guerra sono naturalmente gli ucraini e le ucraine, sono i russi che sentono e le russe, la resistenza, l'opposizione femminista in Russia è l'unica cosa che si sente veramente, che pesa veramente, sia pure quanto può pesare in un paese di quel genere. Sono i profughi e soprattutto le profughe che fanno esodo dall'Ucraina, sono tutte le vittime economiche dell'economia di guerra che ci coinvolge tutti e tutte, e più di noi coinvolgerà paesi più poveri di noi. Sono i profughi interni, diciamo, alle società occidentali che arrivano a questa guerra provati a loro volta da una interna fortissima economica e politica, perché le nostre democrazie, e questo è il punto, non sono in uno stato di buona salute. Ciò che rende la narrativa dominante di questa guerra come guerra tra il futuro sempre glorioso delle democrazie e il destino oscuro delle autocrazie, una narrativa fallace. Le nostre democrazie sono in crisi profonda, questo per l'Europa vale anche per gli Stati Uniti. È vero che la Russia non è più la Russia, non è l'Unione Sovietica, è anche vero che l'America di oggi, che gli Stati Uniti di oggi non sono gli Stati Uniti del secolo americano, sono gli Stati Uniti della fine del secolo americano, attraversati da faglie interne pericolosissime. Ricordatevi quello che dicevamo soltanto un anno e mezzo fa, dopo l'assalto a Capitol Hill. Dunque, la narrativa della guerra della democrazia contro l'autocrazia, che riproduce, ricalca la tesi dello scontro di civiltà tra democrazia e fondamentalismi delle guerre successive all'11 settembre, è una narrativa che non funziona, non solo per l'ovvia ragione, diciamo, che come si è visto in questi giorni con gli autocrati, quando ci conviene noi facciamo dei bei patti, no? Come sta succedendo con Erdogan, eccetera, ma perché se da un lato è vero che la peggiore democrazia è meglio della migliore autocrazia, purtroppo è anche vero che le nostre democrazie sono attraversate da derive di verticalizzazione del potere, di spoliticizzazione, di abbassamento dei diritti, di crisi della rappresentanza, di forme di autoritarismo che non sono purtroppo monopolio solo dei regimi autocratici. Ora, io penso, differentemente da alcuni interventi, che le responsabilità europee in questa situazione che si è creata siano fortissime, se possibile perfino più gravi di quelle degli Stati Uniti, che pure io riconosco. Io, sapete, per combinazione ho lavorato negli Stati Uniti nell'anno di Euromaidan e della Crimea, e quindi ho visto con i miei occhi come gli Stati Uniti e un certo establishment di cui faceva parte la Newland, eccetera, ha seguito ed egemonizzato quei fatti. Sono perfettamente consapevole delle responsabilità americane nella vicenda ucraina, però penso
che stavolta la principale responsabilità sia europea in quello che sta accadendo, perché l'Europa ha perseguito un progetto di allargamento dell'Unione, lasciamo perdere la NATO, dell'Unione Europea, diciamo, includendo i paesi del centro Europa e dell'est Europa nel mercato e non sorvegliando in alcun modo, distraendosi completamente dai processi politici che attraversavano quelle società e quei paesi, distraendosi completamente dalla delusione che quei paesi hanno provato nei confronti dell'ingresso nell'Unione Europea, dal risentimento nazionalista che si è sviluppato, dai populismi, dai sovranismi, eccetera, eccetera, che si sono sviluppati in quei paesi. Ed è l'Europa che si è fatta risucchiare in un allineamento neoatlantista che ha completamente sconfitto la visione che voleva un'Europa ponte tra Ovest e Est, che oggi colpevolizza infatti anche la Merkel, che dovrebbe essere ringraziata per la politica che ha fatto, e invece, come sappiamo, viene costantemente messa sotto accusa per aver perseguito un tipo di politica aperta verso l'est e verso la Russia. È l'Europa dunque che non è riuscita a costituirsi come ponte, diciamo, tra Ovest ed Est, e che oggi, identificandosi con l'Ucraina, che è una cosa diversa dal solidarizzare, io penso che la solidarietà all'Ucraina sia assolutamente dovuta, mentre penso che l'identificazione con l'Ucraina sia sbagliata. È diversa la solidarietà, identificandosi totalmente con l'Ucraina, oggi si ritrova impossibilitata a svolgere un ruolo di mediazione e di negoziazione. E rischia di restare stritolata. Io ho sentito moltissime cose che condivido sui rischi di questa guerra, non ho sentito però granché sul rischio che corre l'Unione Europea di essere veramente stritolata. Perciò io penso che dobbiamo ripartire da qui, da un'assunzione di responsabilità come europei e come sinistra europea da ricostruire in una prospettiva appunto multipolare e di coesistenza pacifica, come si sarebbe detto un tempo, diciamo, che si è completamente persa e rischia con questa guerra invece di restare ingoiata da una prospettiva neobellicista. Grazie. Grazie Ida, ti inviteremo ad altri punti.